Salve a tutti e ben ritrovati nuovamente su 13. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati a questo punto. Ero appena entrato all'interno della base SSH1. Tutto il personale, prepararsi per l'operazione Rosso Globale. E adesso dovremo Ops. Non fare così. Non fare così. Per fortuna, incredibilmente, sono riuscito a tramortirlo. Ok. Devo ricordarmi che il tasto da utilizzare è il tasto E e non il tasto F. Sono varie sedie. Potrei provare a prenderne una. Calma, 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 non c'è fretta. Bene. Occultiamo i cadaveri, come ci è stato consigliato. E cerchiamo di non farci scoprire. Non ho la certezza. Ma, ok, dovrebbe andare bene. Se non mi ricordo male, c'era un punto in cui qualcuno tornava indietro. Tipo da queste parti qua. Presumibilmente lì è da dove devo andare. Di qua è dove sono arrivato. Porta è chiusa. Ok, quindi devo andare di qua. Teoricamente. Le telecamere non sembrano particolarmente interessate a noi, per fortuna. Di nuovo non c'è nessuno qua. Attenzione. Ok. Bene, bene, bene. Ora devo fare molta attenzione perché ho visto che più avanti c'è un punto. Maledizione! No, dannazione! Corri, corri, corri! Allarme! Questo era quello che l'ultima volta mi aveva fregato, ma questa volta l'ho fregato io. Ok. Questa volta l'ho fregato. E ora proseguendo di qua. Vari passi. Ok, stiamo calmi. Qua chiudiamo. Io mi prendo anche questo, non si sa mai. Via. Che non so bene dove guardi il tizio nel posto di blocco. Dunque, 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 dunque.
Eccolo lì. Allora, così guarda verso la mappa. Sì. E così guarda verso la porta, credo. Verso la mappa. Poi si gira verso il vetro. Non c'è nessuno dagli altri lati, quindi tu vieni con me, amico. E ce ne andiamo a Nanna da questo lato. Benissimo. Molto bene. Devo schiacciare. Se io schiaccio il pulsante, si aprirà e mi... presumibilmente si aprirà quella porta. Push to open. Tum tum tum. Voglio vedere però da questo lato. Non si può. Forse non si può salire. Ma in ogni caso abbiamo aperto la porta. E a questo punto il presidente Galbraith è atteso in sala di comando. Ok. Per caso c'è un checkpoint da queste parti? Magari. Si scende. Ok. Ok. Senatore Sheridan è già al secondo piano. Si sta recando al livello successivo col suo salto. Consigliere Watson li ha appena lasciati. A quest'ora sarà già dal presidente. Ok, agli ordini, Wilson. Impossibile entrare in contatto col pian terreno. Allarme! Dannazione. È troppo tardi per salvare il tuo paese. Riproviamo. Senatore Sheridan è già al secondo piano. Si sta recando a livello successivo con il suo staff. Il consigliere Watts li ha appena lasciati. A quest'ora sarà già dal presidente. Ok, agli ordini, maggiore. Impossibile entrare in contatto col pian terreno. Lo stesso per il livello 1. Eppure la stazione di comando non ha riportato niente di strano. Galbraith sta per dare il via. Pronto? Qui Douglas. Non riesco a raggiungere neppure la reception. È assurdo. Calma. Voglio sapere che sta succedendo. Pronto? Mi ricevi? Pronto? Non ti sento più. Pronto? C'è pieno di guardie qua, ovviamente. Tu te ne vai a dormire. Ok. Ci sono un po' di armadietti, che è il caso di controllare. Questa porta però preferisco tenerla chiusa. Facciamo una grata che ci probabilmente ci condurrà in qualche luogo misterioso. Una doccia. Uno specchio. Ok, controlliamo in questo punto. Buono. Allora. Non c'è nessun pericolo.
tutto sotto controllo. Quello però. Allora, farei una tattica. Ci pigliamo questo posacenere. Ora il nemico si allontana, l'altro si avvicina. Devo praticamente beccarli quando sono entrambi girati. In questo momento non va bene, perché mentre uno è fermo l'altro si sta avvicinando. Anche se penso che sia abbastanza lontano da permettermi di non farmi scoprire, diciamo così. Ok, adesso dovrebbe essere il momento più propizio. Oh! Via, 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 via. Facciamo un pratico scopettone. Devo capire. Ma come? Finora non mi avevano individuato le telecamere, io non ci stavo mica pensando. Va bene. Qua devo tenere d'occhio le telecamere. Infatti. M'hanno beccato. Riproviamo. Non ho capito il funzionamento delle telecamere. Ma allora di qua non si può. Devo andare da questo lato. Voglio sapere che sta succedendo. Pronto? Mi ricevi? Pronto? Non ti sento più. Pronto? Facciamo molta attenzione. La porta. Ok. Com'è la situazione? Comunque non mi vede, A meno che non debba eliminare prima il tipo dal posto di guardia che controlla le telecamere, può essere un'idea. Potrebbe darsi. Ecco, m'ha visto. No, non m'ha visto. Non mi ha visto.
l'ideale sarebbe quello di poter tornare qui dentro con il corpo privo di sensi. Oh! Ma visto. Allarme! Mi ha visto, purtroppo. Purtroppo ha visto. Allora. Senatore Sheridan è già al secondo piano, si sta recando al livello successivo col suo staff. Il consigliere Wax li ha appena lasciati, a quest'ora sarà già dal presidente. Ok, agli ordini, maggiore. Impossibile entrare in contatto col pian terreno. Lo stesso per il livello 1. Eppure la stazione di comando non ha riportato niente di strano. Questo è il Galbraith tizio. Sta per dare il via. Pronto? Qui Douglas. Non riesco a raggiungere neppure la reception. Maledizione! Dannazione. Però sì, penso di poterlo fregare. Senatore Sheridan è già al secondo piano, si sta recando al livello successivo col suo staff. Il consigliere Wax li ha appena lasciati, a quest'ora. Le telecamere non capisco quale sia il loro agli ordini maggiori. Raggio d'azione. Impossibile entrare in contatto col pian terreno. Lo stesso per il livello 1. Eppure la stazione di comando non ha riportato niente di strano. Galbraith sta per dare il via. Pronto? Qui Douglas. Non riesco a raggiungere neppure la reception. Dov'è che non ha visto? Non m'ha visto. Voglio sapere che sta succedendo. Non m'ha visto. Pronto? Mi ricevi? Pronto? Non ti sento più. Pronto? Non lo so. In pratica questo amico qua ha quello schermo attraverso il quale. Adesso m'ha visto però. Ahimè. Devo fare attenzione a non farmi scoprire da quel tizio. Ok. Senatore Sheridan è già al secondo piano, si sta recando al livello. In pratica devo entrare di qua. Wax li ha appena lasciati, a quest'ora sarà già dal presidente. Ok, agli ordini maggiori. Qua siamo a posto. Impossibile entrare in contatto col pian terreno. Questo adesso entra dalla porta. Stesso per il livello 1. Eppure la stazione di comando non ha riportato niente di strano. Galbraith sta per dare il via. Pronto? Qui Douglas. Non riesco a raggiungere neppure la reception. Maledizione. Oh, vai a tu. Voglio sapere che sta succedendo. Pronto? Mi ricevi? Pronto? Non in pratica più. Pronto? Adesso dovrei essere abbastanza tranquillo. Le telecamere non dovrebbero darmi più fastidio. Via te. Presumo, perché potrei sempre e comunque sbagliarmi. Ora. Eliminiamo queste grate. Ok. Tu te ne vai a Nanni. Mamma mia, mi sono mezzo spaventato. Sì, quella lì ormai non c'è nessuno che la controlla, quindi dovrei essere abbastanza tranquillo. Senza esagerare, ovviamente, da capire. Resta da capire come far come eliminare questo. Ok. E lo infiliamo qua dietro. Bene. Abbastanza sta
telecamera non sono sicurissimo. Allora, bene, questa telecamera è a posto, non ci dà fastidio. Questo quanto ci starà la macchina del caffè? Boh. C'è nada. Che ci fa Sheridan SSH1 durante una campagna elettorale? Questa è una pronta. Posso ricordare che fa parte della commissione sul bilancio del congresso? E ti dai il diritto di controllare come spendiamo il denaro dei tuoi. Dove diavolo sono le mie guardie del corpo? In realtà, signore... Solo un secondo, Calvin. Dammi degli spicchi. Signor Presidente, l'USAD è stata assegnata alla sua difesa per tutta la durata di Rosso Globale. Quelle teste calde? Accidenti, ma non funziona niente in questa base. Ma, signor Presidente... Nient'altro che la feccia della feccia raccattata da McCoy. Signor Presidente. Ok. Ma se ritiene che siano i migliori, Calvin le credo. E quindi? Sì, questo viene qua. E se ne va a dormire. Anche tu, amico, tra poco ci lascerai, eh? Questo è il bagno delle guardie. Ok. Ora, per andare dove devo andare, da che parte devo andare? Di qua, direi. Livello completato, ragazzi. Fantastico. Non farti scoprire e neutralizza i soldati. Devo neutralizzare i soldati. Qui Cooper, stavo per scortare il presidente Galbraith alla stazione di controllo, ma non ho sentito niente. Mi sa dire che succede? Ok, passo e chiudo. Passo e chiudo. Crack. Bel rumore quando gli si spezza il collo. Tap tap tap. Eccolo. Oh! Neutralizziamo tutti i soldati. E li mettiamo tutti nella stanza delle caldaie. No, beh, tutti direi di no. Alcuni. Ok, andiamo avanti con molta cautela. Questa porta è chiusa, sento dei passi. Thank you.
dirmi che non è quell'altro? Ok. A posto. In questa base non ci saranno più sedie tra poco. Ok, l'armeria. Boom. L'arma più efficace è una bella sediata in testa comunque. Ho l'impressione che dovremo combattere contro un po' di boss. Non lo posso prendere quello? Cioè, come se ci fosse qualcosa che si può rompere. Attenzione a non far scattare l'allarme. Come ci entro di là? Secondo me qua sotto c'è qualcosa. Magari c'è un qualche documento. Allora, andiamo avanti, magari più avanti troveremo il modo anche di entrare. Guardarmi come siamo messi, abbastanza bene direi. Vabbè, andiamo avanti di qua. Qua mi sa di zona di scontro. Questa porta è chiusa. Non ho tantissima vita, stranamente. Teniamocelo, va per ora. Un po' di... Caspita. Carica. No. Vediamo se mi riesce di... non farmi ammazzare. Ho pochissima vita. Di nuovo tra noi? Aiuto! Troppa poca vita, purtroppo. Dannazione. Stavo per scortare il presidente Galbraith alla... Facciamo una cosa un po' rapida. Va bene. Perché questa porta è chiusa? Cosa ti... Ok. Questo l'abbiamo seccato. Munizioni minigun, minigun. Sì, che poi sarebbe la specie di Uzi. Ce n'ho uno solo. Carichiamoci per bene. E andiamo. Non so neanche io bene da che parte procedere. Lì
ideale forse è proprio nascondersi. Tipo in un punto tipo così. Corri! Ok. Va bene. Aspettiamoli al varco. Sparano. Usiamo la pistola singola che è un po' più precisa forse. Dannazione. Io mi curo, ragazzi. Chissà se l'ho preso. Forza, amico. Quello l'ho preso. Maledetto. Però qui dentro c'è qualcosa. Calma, Ho una granata, un fucile. Quello là, il maledetto. Vieni fuori. Ok, aveva un medikit, perché sennò non si spiega come mai è così duro quello lì. Numero 13. Okay. Di nuovo tra noi. Aiuto! Via. Ragazzi. Con 28 di vita. Non è che per caso non ho fatto niente. Perché questi maledetti hanno la minigun. 10. Non ce la farò, ragazzi. Non ce la farò proprio.
Dannato, è entrato qua.